Il candidato signor Nicola Giorgino ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza assoluta dei voti validi, cioè numero 30.073 voti validi. Quindi il presidente alle ore 17.50 del giorno 9 giugno del 2015 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Andria il signor Nicola Giorgino. L'avvocato Nicola Giorgino è ora ufficialmente il nuovo sindaco di Andria. La proclamazione è avvenuta ieri nella sala consiliare di Palazzo San Francesco, gremita di cittadini, sostenitori e dalla presenza della famiglia del sindaco, cui lo stesso neorieletto primo cittadino ha dedicato un commosso ringraziamento. Grazie a papà e mamma. Con 30.073 voti, Giorgino si riconferma sindaco di Andria e commenta così il risultato. Questa volta sono ancora più emozionato rispetto al 2010, perché confermare il successo ottenuto nel 2010 non era affatto semplice e agevole, ma soprattutto riscontrare una fiducia e un affetto da parte dei nostri concittadini che hanno voluto premiare l'impegno profuso in questi 5 anni ci riempie di orgoglio, ci gratifica di un lavoro che è stato svolto nell'interesse della città e della comunità e chiaramente ci responsabilizza per il futuro lavoro del prossimo quinquennio, profondendo ancora più impegno, determinazione per migliorare ancora di più la nostra città. È iniziata da ieri pomeriggio dunque la nuova consiliatura e già dopo la proclamazione sono iniziate le consultazioni con i partiti di maggioranza per la formazione della giunta. Se nel 2010 Giorgino ha impiegato 16 giorni per presentare la squadra di governo della città, è in tempi ancor più rapidi che vorrebbe nominare la nuova giunta. Cerchiamo di lavorare per abbattere i tempi e per misurarci con altre sfide. Cercheremo di ridurre i tempi in modo da consegnare alla città il più tempo possibile la nuova squadra che deve lavorare nell'interesse della nostra comunità.